Unione Sportiva Triese in testa dall'inizio del campionato, l'Unione Sportiva Triese con 55 punti, seguita dagli Appiave 47, Edo Mestre 46, Romano e Ardita 43, Feltrese 39, Marosticense 35, Ponzano 33, Giorgione 32, Miranese 32, Liventina, Union CSV e Rossano 31, Dolio Brenta 28. Andiamo a vedere la punizione, parte il numero 11, palla che va a sbattere sulla barriera, poi gran tiro e palla che esce di poco in calcio d'angolo, è molto pericolo questo. È il giocatore del Nassivera, ha fatto partire una gran punizione, ha colpito in piena faccia il giocatore dell'Adriese, ci sembra Pagliarini, quindi Pagliarini a terra, verrà soccorso adesso da Andrea Pacchiella. Dicevo appunto, nelle ultime posizioni ci sono Cordignano, Vedelago. Cordignano a 27 e Vedelago a 26, calcio d'angolo, parte subito male l'Adriese con questo calcio di punizione deviato e sfiorato il palo alla destra appunto di Caretta, che rientra dopo la squalifica di domenica scorsa. È stato sostituito degnamente comunque da Munari a Mestre con il grande punto conquistato dall'Unione Sportiva Adriese. Batte adesso il calcio d'angolo corto sul primo palo, c'è un batte ribatte, esce Caretta e para. Sale la squadra, dicevo appunto anche il turno odierno che si gioca con si giocano queste partite, ricordiamo tredicesima di ritorno, Adriese Milanese naturalmente, poi c'è Ardita Romano, Cordignano, Giorgione, Feltrese, Via Piave, Liventina, Dolio Brenta, Marosticense, Ponzano, Rossano, Union CCSV e Vedelago Edo Mestre. C'è adesso il pallone in fallo laterale, quindi stanno calando adesso i fumogeni ancora. Il tifo alle stelle, è arrivato anche il nostro assessore allo sport Cristian Levisaro, è arrivato proprio in questo momento, lo salutiamo. Parte bene, grande giocata di Cavallari, ne supera due ma viene poi anticipato in fallo laterale, la prima azione d'attacco da parte dell'Unione Sportiva Adriese con Carlo Segato adesso, che si incaricherà di battere, di rimettere il pallone all'interno appunto del rettangolo di gioco. Segato non trova nessuno libero, trova Cavallari, la mette malissimo Segato per Cavallari, costretto all'intervento di tacco molto molto difficile, quindi pallone che esce in fallo laterale. Comunque chiede scusa a Carletto il capitano, il barone rosso chiede scusa ad Oscar che ha dato malissimo la palla a fallo laterale adesso della Miranese, palla intercettata da noi con Gigi, e Gigi che la controlla e poi la rimette lunga per Carletto, salta Carletto di testa e va a recuperare un ottimo fallo laterale. Siamo in possesso palla, batte subito Carletto, lunga la giocata per il Pedro che ha deciso proprio all'ultimo secondo di giocare, di scendere in campo il Pedro perché aveva un problema al polpaccio, e credo che il Pedro abbia appunto deciso proprio poco prima di giocare, proprio di scendere in campo di giocare. Ecco Pagliarini sulla sinistra, servito bene dal Pedro, e il Paglia riesce ad andare, va, ottimo il tiro del Paglia, e Paglia parata, attenzione sulla respinta, non arriva nessuno, ancora c'è il Cavaliere e c'è il Pedro che com'è, c'è un fallo incredibile che l'arbitro non fischia l'arbitro, questo fallo incredibile, c'era grande come un grattacielo, e poi Laurenco costretto, rientra anche Laurenco dalla squalifica, quindi un Adriese che recupera un centrale, aveva giocato senza centrali a Mestre, avevano fatto i centrali Cavallari e Gigi Busetto, naturalmente Busetto è il centrale di riserva, aveva giocato una gran partita comunque Busetto. Adesso c'è un fallo laterale ma c'è la punizione perché ha tirato la maglia il capitano della Miranese, l'ha visto l'arbitro che comunque non ha visto poco fa il calcio di punizione in favore della Benamatta a pochi metri dall'area grande. E comunque abbiamo reagito bene al calcio di punizione di Nassivera, vediamo questo calcio piazzato adesso sulla tre quarti destra con il Pedro che si incarica di mettere il pallone dentro. Forza ragazzi, dai che andiamo subito in vantaggio, sarebbe molto bello. Parte dal Pedro, vediamo come la mette abbastanza bene sul secondo, è buona ma c'è il portiere. Deste era sul primo palo, scivola il portiere, la dà direttamente al Pedro e il Pedro tenta una giocata a sorpresa ma ha colpito male, ha schiacciato il pallone al terreno, doveva probabilmente alzare la palla, fare una pallombella per battere Deste che era scivolato nella rimessa, e Deste adesso si incarica di ribattere il pallone dentro con l'intervento di Pippo, il Pippo che la tocca per il Barone ma il Barone è troppo forte la palla e non riesce a stopparla, poi recupera una gran palla, il Barone che si allunga troppo, cazzo, poteva benissimo controllarla meglio questa palla il Barone, ma si poteva fare meglio in questa azione, peccato veramente. Ancora Cristian che in verticale aveva giocato un'ottima palla per il Nonni, e il Nonni non l'ha capita, peccato, era ottima veramente, era ormai a tu per tu
contro il proprio diretto marcatore, e si poteva andare anche in porta. Ancora a destra rinvio, si gioca bene comunque, l'Adriese c'è, signori. Vediamo Laurenco, poi nella seconda battuta ottiene il Pedro, viene fischiato un fuorigioco di rientro al Pedro. Calcio di punizione per al settimo minuto del primo tempo, punizione per la Milanese. Sbaglia una palla facilissima il Paglia, recupera adesso Bertan, la mette lunga per Nassivera, attenzione a questo Nassivera. Ancora Carpanese, cerca di liberarsi ma perde palla, riparte l'Adriese c'è signore, palla il barone porta avanti la squadra, la tocca poi per Oscar di tacco, sbaglia il passaggio per il Pedro, peccato, era buona l'idea ma sbagliato completamente la giocata. Adesso deve arretrare Lorenzato, arretra il pallone per Deste che la rivia direttamente per il giocatore Carpanese. Parte adesso il Milanese con Vettorello, e Vettorello è costretto a darle indietro a Lorenzato sulla fascia destra, Lorenzato la cambia, gioca un po' in nonchalance questa Milanese con Lazzari, ricordiamo ex Adriese, fece un gran campionato Lazzari, attenzione è brutta questa ma esce Carretta, era buona per la Milanese. Ed ecco che il barone che recupera palla, viene anticipato malamente il barone, deve un po' uscire dal suo guscio, va a commettere fallo da dietro, attenzione anche alle munizioni perché falli da dietro, come sappiamo dal regolamento, possono essere anche puniti con l'ammunizione. E tra poco daremo anche la linea al nostro amico Alessandro Ceccarello, che sarà lui un po' aiutarci anche in questa telecronaca. Non parleremo naturalmente per 90 minuti, lo devo già fare con 1000 mais, quindi faremo un po' di riposo. Attenzione al tiro dalla lunga distanza di Lazzari, che ha giocato Adria un paio d'anni fa. Adesso c'è il capitano del Marco Nato che commette fallo, quindi calcio di punizione a favore. Calcio di punizione, che altro informazione? Oscar Cavallari. Laurenco. Verticale per il Pedro, la stoppa il Pedro un po' male ma la riesce a recuperare, tocca per il Nonni, arriva in ritardo il Nonni, interviene Marco Nato, attenzione al Pedro che stava per rubare palla, la ruba poi il Nonni, è bravo Carlo, ma in verticale era ottimo per il Paglia, attenzione a Cristi ancora per il Paglia, è buona ragazzi, forza il Paglia, mettile bene, aspetta un attimo il Paglia, indietro per Cristian, la mette male Cristian, la gioca ancora Cristian, un po' troppo in ritardo, attenzione Gigi lunga per Masero, ottimo Masero per il Paglia, ottimo questa palla, forza Paglia, lunga per il Pedro, la deve mettere il Pedro sul secondo, peccato, è buona ancora il Pedro, lunga sul secondo, non c'è nessuno, peccato, poteva essere molto più pericolosa questa fase, un Adriese quindi che sta giocando bene la sua partita. Fallo laterale. Ecco Cristian recupera palla all'Adriese subito, non concede spazio soprattutto nella zona centrale di campo, buona la giocata del barone ma il barone la perde, poi c'è Pippo che arriva sulla palla e la mette in fallo laterale, forza ragazzi che stiamo giocando un buon calcio, un buon Adriese fino a questo momento, una Milanese sappiamo tutti che ha fatto una rimonta straordinaria soprattutto nel girone di ritorno, da ultima in classifica si è portata nelle zone medio alte della, attenzione Cristian che, anzi no, Masiero non è arrivato. Peccato, poteva essere molto pericoloso questo lancio. Comunque è finito tutto bene, rimessa dal fondo per l'Adriese, Carretta per Laurenco, il brasiliano Paolo Roberto, indietro ancora per Carretta, dice l'arbitro che non è giusto, bisogna rifare, toccata corta per Gigi in orizzontale per Laurenco ancora per Gigi, in orizzontale, sbaglia Gigi. C'è comunque Masiero la mette lunga per il Pedro, salta il Pedro, fallo questo, non lo vede l'arbitro, è regola. È il Nonni che la tocca sulla sinistra per il Paglia, è il Paglia che cerca di superare e poi aspetta la sovrapposizione per il Masi, grande sovrapposizione questa, la mette un po' storta, la schiaccia un po' nel terreno la palla. Arrivano intanto tre signorine, una più bella dell'altra, complimenti, attenzione, gravissimo questo, a tu per tu non ci vuole, e gol, grave errore questo.
Grave errore, il milanese in vantaggio con Nicolella, errore clamoroso di Gigi Busetto, chiede scusa a tutti. Gigi Busetto non ci voleva assolutamente, ma è ancora lunga ragazzi, non bisogna assolutamente demordere, la partita è ancora lunghissima e quindi dobbiamo reagire subito a questa. Dobbiamo reagire a questa, subito a questo gol di Nicolella. Grave errore di Busetto, peccato, ha chiesto scusa anche Busetto, comunque vai, bisogna reagire. Dobbiamo subito pareggiare, non è successo assolutamente nulla, un gol si può anche prendere. Tredicesimo del primo tempo. Oh! No, oh, siamo da sotto, caro! Ad Adria la Milanese è andata in vantaggio con Nicolella al tredicesimo del primo tempo. Adriese 0, Milanese 1. Linea che va allo studio. Peccato, non ci voleva questo gol a freddo, anche perché l'Adriese aveva iniziato molto bene. Attenzione a Nonni, arriva appena in ritardo il Nonni su questa lunga giocata del brasiliano. Certo che sono arrivate le signorine, abbiamo subito preso gol, non so dove erano queste signorine, potevano benissimo stare dove erano, non hanno portato tanto bene. Vabbè, è lunga. Carletto recupera palla, subisce fallo e l'arbitro glielo dà. Non smettono di cantare giustamente i tifosi, è giusto crederci, è ancora lunga la partita, forza ragazzi, pareggiamo subito, andiamo subito a pareggiare questo incontro. Oscar dentro, Nonni non salta, c'è il barone dietro, sbaglia il verticale per il Nonni, peccato, poteva essere buona. Ancora Oscar, Laurenco apre sulla sinistra per Pagliarini, ma è troppo telefonato a questa palla, colpo di testa all'indietro, c'è Gigi, forza Gigi, ecco il Mirko, indietro il Mirko, ancora Gigi, forza Gigi che è ora di reagire a questo gol. Masiero, c'è il pressing di Nicolella, sbaglia completamente, riparte la Milanese, lungo, ma c'è Pippo, dove c'è Pippo non si passa, ecco il barone e viene anticipato in fallo laterale barone. Adriese quindi sotto di un gol dal tredicesimo del primo tempo, peccato veramente, bisogna sentire Feltre. Riparte Laurenco, tocca per Oscar indietro per Gigi la mette lunga, giochiamo un po' troppo contratti, non abbiamo reagito al gol, bisogna stare attenti a questa partita molto molto insidiosa. C'è ora Laurenco in verticale, arriva un po' in ritardo il Nonni e c'è fallo, calcio di punizione in favore della Milanese, peccato veramente. Comunque dai, sta piovendo, gioca indietro, vediamo questa giocata, la mette lunga per il taglio, è Buso che non anticipa. Ancora Nicolella, attenzione, questo molto pericoloso, pallone lungo, nettamente sul fondo. Forza ragazzi! Rimessa dal fondo per noi. Con Laurenco, un orizzontale per Busetto. Partiamo con Laurenco, a retra Oscar in cerca della palla, invece fa l'elastico per il Pedro, ottima la giocata di Turaco Segato, ma l'alza la palla, recupera Oscar, poi di testa non riesce a mettere in verticale per il Pedro, anticipo di Oscar, anzi no, di Laurenco che subisce fallo. Nicolella a terra. Alle, 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 alle,
Calcio di punizione in favore dell'Adriese, parte Oscar. La mette lunga per il Paglia, ma è troppo lunga, è troppo telefonata. E Masiero. Fate un attimo. L'arbitro fischia il fallo e quindi fallo difensivo per l'Adriese. Speriamo bene, dai, di rimontare questa partita dopo questo liscio difensivo, speriamo di riprendersi. Anche Busetto ha chiesto scusa a tutti i compagni, quindi speriamo di rialzare la china sicuramente. Con bello scambio Masiero Busetto, stiamo impostando il gioco. Ti dai forza ragazzi, che la posta è il Paglio è alta, cerchiamo di riprendere centrocampo. Sì, ecco lo bel scambio, parte sì Pediali, lancia vedete Pagliarini in mezzo, ecco Cavallari, niente, calcio d'angolo, funzione sfumata. Adesso calcio d'angolo per l'Adriese, speriamo bene, i ragazzi stanno rialzando sicuramente la testa per portare avanti questa partita. Adesso vediamo calcio d'angolo, va Capitan Segato a battere questo calcio d'angolo, speriamo bene. Andato Segato che lancia in mezzo, scodella la palla. Alzi in mezzo, niente da fare, fallo laterale per l'Adriese, ancora Capitan Segato a battere questa rimessa al fallo laterale di mezzo, vediamo cosa vende. Nulla di fatto, viene fuori di nuovo la Milanese dalla propria difesa. Si sta avanti, arriva la palla, un lancio lungo che arriva direttamente tra le piedi di Carretta, che può sicuramente rimpostare il gioco in fase offensiva. Di nuovo un lancio lungo a cercare Pagliarini, ottimo stop, non riesce a fermare la palla, ritorna ancora nella difesa della Milanese, che prova quindi ad andare avanti a rimpostare di nuovo l'azione. Si sta giocando parecchio a centrocampo in questa fase di gioco. Speriamo bene che ci sia qualche azione di rilievo da segnalare da adesso in avanti. Ancora sta impostando ancora il gioco la Milanese, vediamo l'ultimo lancio ancora per il 9, quello che ha segnato il gol Nicolella, che si destreggia bene sulla fascia fare il cross, vediamo il cross e sta venendo avanti un scivolone, attenzione, no, niente. Arriva tra le mani di Carretta, questo cross sembrava più pericoloso, invece nulla di fatto, riprende, impostiamo il gioco, vediamo un po', Cavallari passa, Capitan Segato, vediamo impostazione di gioco, andiamo avanti, guarda per Luise che imposta di nuovo, dai forza ragazzi che ce la si può fare tranquillamente, non è successo niente. L'arbitro non vede, sguardo un'entrata a centrocampo su Pagliarini, adesso di nuovo la palla all'Adriese, e ancora Cavallari che imposta, da parte avanti gioco Pagliarini, ottimo scambio, Turra si invola nella fascia, cross, niente purtroppo, vediamo un po', ecco arriva, niente, ecco Cavallari che tira, gran tiro, niente da fare, sfiola il croce dei pali, dalla porta difesa da Lorenzato, niente da fare, gran tiro comunque. Dai che sicuramente sta riprendendo dopo aver avuto quel svarione iniziale di quel gol che non ci voleva freddo. Adesso l'Adriese sta sicuramente portando avanti questa partita in maniera positiva. Diego Cavallari di nuovo in posta. Pallone a centrocampo, ecco Pagliarini di nuovo, palla a terra, vediamo, palla a terra, passaggio per Turra riposta di nuovo, lancia la palla, ecco Nonnato che si vola, niente da fare, più lesto il difensore milanese, arrivare sul pallone, vediamo cosa succede, niente, più lesto, c'è un fallo su Turra, visto bene dal signor Pozzato,
Adesso vediamo che siamo al limite dell'area, neanche a un metro e mezzo dal limite dell'area grande, di fronte Lorenzato. Vediamo se proveranno la conclusione o un cross in centro. Adesso staremo a vedere come la imposta. Va sul palla Pedriali, vediamo un po' come se la crosserà al centro, tirerà in porta. Pedriali sul pallone, Pedriali con la scodella in mezzo, niente, arriva tra le braccia di Lorenzato, nulla di fatto. Rimposta di nuovo l'azione della Milanese, di nuovo dalla parte, ancora prende la palla sempre il numero 9, Nicolella, l'autore del gol. Riconquista anche un fallo e quindi fa respirare sicuramente la loro squadra e costringe l'Adriese a ritornare nella fase difensiva. Adesso vediamo gli sviluppi di questa punizione da centrocampo. Scodella in centro, nulla di fatto, tra le mani di Carretta. Sì, sicuramente la riesce a recuperare tranquillamente Carretta senza nessun problema. Infatti riposta al gioco. Ecco, ripartiamo di nuovo da Turra Cavallari. Vediamo Cavallari della gioca la palla. Sì, eccolo Busetto che la prende. Ecco Busetto che rimposta, passa su Masiero. Masiero passa di nuovo a Busetto e Busetto retrocede con Carretta, non fa lasciare spazi la Milanese a centrocampo. Adesso deve continuare, Carretta rinvia coi piedi, lungo, riesce a trovare Nonnato, che da scodella bella per Pedriali. Vediamo un po', Pedriali la dà ancora in mezzo, peccato. Niente, sfuma l'azione, niente da fare. Di nuovo rimposta però, ecco, Turra la ridà, Pedriali, la lascia capitare Segato, niente, calcio d'angolo. Adriese che sta sicuramente provando a rialzare questo match dopo quel gol che non ci voleva. Capitano Segato in mezzo, niente da fare, rinvia la Milanese. Te la fare rimposta di nuovo la squadra, fallo a metà campo di Turra, strattona la maglia al numero 9, sempre lui, Nicolella della Milanese, che quest'oggi sicuramente lì davanti sta facendo vedere qualcosa da questa parte. Vediamo questa punizione adesso Milanese da metà campo, vediamo, e c'è anche ammonito Turra in questa fase di gioco, l'ha preso dalla maglia dietro, l'arbitro ha estratto il giallo nei confronti di Turra. Adesso vediamo che va il numero 10 della Milanese, Carpanese, sul pallone a metà campo. Vediamo come imposta questa punizione nel passaggio indietro, quindi ricomincia la Milanese di nuovo da dietro. Ecco Cavallari ruba palla a metà campo, però nulla di fatto, riesce ancora la palla a rientrare indietro. Vediamo questa fase di gioco un po' ingarbugliata a centrocampo. Ecco il numero, ecco bel lancio per il capitano Segato, Pedriali, Segato lancia di nuovo in mezzo, ecco arriva Pagliarini, vediamo Pagliarini che la mette in mezzo, bel velo, no, alza la bandierina l'assistente dell'arbitro, l'assistente del signor Posado alza la bandierina e dà fuori gioco di Nonnato. Sicuramente adesso vediamo che va sulla punizione che ha concesso il signor Posado, va a batterla il portiere della Milanese, il signor Lorenzato, ecco il numero uno della Milanese che si rinvia a lanciare questo lancio lungo, arriva di testa a Busetto, scarica la palla su Turra, ecco che passa Cavallari di nuovo la rimposta dietro su Lorenco la lancia, velo di testa di Pedriali, ma la palla arriva ancora tra le braccia di Lorenzato, il portiere della Milanese, nulla di fatto. Speriamo bene, visto che la Triese sta cercando di macinare un po' di gioco dopo quel gol fortuoso, perché è stato ricordiamo di nuovo un errore di Busetto che ha dato con un colpo di testa, ha lasciato andare la palla indietro e praticamente è partito da solo Nicolella contro Carretta. Adesso vediamo questa azione di gioco a metà campo concitata, fallo per l'Adriese. Adesso oggi che recupera, dà respiro sicuramente alla squadra. Adesso gioco fermo a terra, il numero 5 Mazzaro del Milanese. Adesso l'arbitro fa intervenire anche lo staff medico della squadra milanese in campo, fa uscire anche il giocatore giustamente come da regolamento.
e deve uscire dalla linea di gioco, sarà lui che deciderà il signor Posado a farlo rientrare. Adesso va sul pallone Cavallari da metà campo, vediamo cosa inventa, dove dà la palla. Adesso vediamo un attimo come riesce a impostare il pallone. Vediamo il lancio di Cavallari. Cavallari, perfetto. Eccolo, Cavallari. Cavallari di nuovo. Adesso dà la palla. Cavallari, niente. La palla esce, rimessa laterale per la Milanese. Va di nuovo al numero 2 della Milanese, Andreani, a battere questa rimessa laterale dalla fase sinistra di gioco. Ecco, scodella la palla per il numero 7 Vettorello, nulla di fatto, recupera Cavallari, rimposta per Capitan Segato. Capitan Segato prova a lanciare Nonnato, Nonnato non ci arriva, arriva prima il numero 4 Mazzaro della Milanese, anticipa il fallo laterale. Da questo fallo laterale vediamo gli sviluppi di gioco, palla che arriva in mezzo all'area, Pagliarini la prova a mettere a terra ma non ci riesce, ancora Busetto, un liscio a metà campo, sempre ai danni dell'autore della rete, Nicolella della Milanese, sicuramente l'uomo più pericoloso di questa squadra allenata dal signor Soncin. Ecco, vediamo gli sviluppi di gioco in avanti, ancora la Milanese, la Milanese che la dà la palla, gran tiro, niente, gran tiro, nulla da fare di Bordignon, se va sopra la porta difesa da Carretta, quindi nulla di fatto. Si riparte di nuovo dalla zona difensiva da Adriese e di nuovo ecco che imposta il gioco Lorenco, porta avanti il pallo Lorenco, la passa a Turra, Turra di nuovo che imposta, lancia avanti a Nonnato, vediamo se Nonnato riesce a recuperare questo pallone. No, niente, nulla di fatto, recupera la difesa della Milanese, prova, no, ancora di nuovo riesce a possessarsi Nonnato della palla, niente, niente da fare, riesce a venire fuori di nuovo la Milanese dalla propria area difensiva e impostare di nuovo un'azione offensiva. Vediamo come il sviluppo di questa azione, parte il numero 2 Andreani che fa una solo di Andreani, tiro, para Carretta e calcio d'angolo, mette il calcio d'angolo Masiero. Un acuto di questo ragazzo che parte dalla sua area difensiva e si invola, gran tiro, Carretta arriva, para benissimo e poi arriva Lesto Masiero, arrivare a mettere la palla in calcio d'angolo. Adesso va sul calcio d'angolo la Milanese, vediamo questi sviluppi di questo calcio d'angolo. Va sul dischetto sempre Nicolella anche a battere questo calcio d'angolo insieme al suo compagno di gioco Vicini. Riesce a vedere bene, mi sa che è Carpanese, vogliono fare forse uno scambio ravvicinato, vediamo, no? Invece tira Carpanese, lancia e scodella in mezzo, vedete la palla esce benissimo, nulla di fatto, fallo di gioco su Busetto, si riparte quindi dall'area difensiva. Carretta e Lesto a lanciare subito Turra, Turra parte, Turra passa per Cavallari, Cavallari, Turra di nuovo scambio, Turra lancia a Nonnato, niente di fatto, riesce la Milanese ancora a uscire dalla propria area difensiva e la palla adesso arriva, niente, bravo Masiero a recuperare questo fallo laterale. Di nuovo che imposta di nuovo il gioco, ecco, del Lorenco che porta avanti il pallone, porta ancora avanti, ecco Lorenco che lancia, perfetto, su Pedriali, Pedriali viene avanti col pallone su Cavallari, Cavallari porta la palla ancora avanti, Pagliarini riesce a rientrare più lesto ancora sul pallone e niente, di fatto si ritrocede ancora, ecco Luise che scambia su Turra, cerca di giocare sulle fasce l'Adriese, ecco Capitan Segato che prova a ripartire, niente di fatto, ecco fallo su Pedriali dalla tre quarti della fascia di destra, vediamo un po' gli sviluppi di questa punizione, sembra che vada dal dischetto Capitan Segato, sicuramente sul pallone lui, adesso vediamo che cosa prova, ecco scambio Cavallari Segato che si vola sulla fascia, cross, niente da fare, riesce ancora a venirne fuori la Milanese, ancora fallo di Busetto, sempre su questo Nicolella che è l'uomo sicuramente più pericoloso di questa squadra oggi allenata da Mister Soncin, quello che sta creando un po' di disturbo alla fase difensiva dell'Adriese. Vediamo un po' questa azione di nuovo di gioco, Lotto che prova una pallombella, ma la palla esce veramente di alto, e
e Lazzari che prova una palombella, ma niente da fare. Ecco di nuovo che imposta ancora in parte da Masiero, Cavallari, ancora Cavallari lì in mezzo che cerca di giocare sul pallone, di nuovo su Masiero. Masiero imposta avanti, ancora la palla, lancia per Nonnato, nulla di fatto. Vediamo se riesce, niente, neanche rimessa laterale, ne esce proprio la milanese. Adesso di nuovo il quale recuperare, Pedriali, lancia Nonnato. Nonnato che parte, niente da fare, c'era un fallo ma non l'ha visto il signor Posado, non vede questo fallo e l'azione va fuori gioco. Adesso sulla ricapitolazione di fronte, fuori gioco della milanese, ecco che va avanti ancora e l'imposta di nuovo Loreco parte, palla per Capitan Segato, nulla di fatto. Siamo questi lanci, ecco Masiero che prova a lanciare in avanti, vediamo se arriva Pedriali sul pallone, no, non ce la fa, riesce a impostare la milanese ancora questa palla. Vediamo di nuovo le fasi concitate qui a centrocampo e ancora milanese che riesce a ripartire, però riesce a partire ancora con una visera, lancia il numero Vettorello, numero 7, si scambia di nuovo ancora Vettorello al limite dell'area, Vettorello, vediamo, niente da fare, però riesce veramente Busetto a venirne fuori di gran classe e porta avanti il pallone. Arriva di nuovo a Nonnato, siamo già a metà campo. Nonnato, Pagliarini, ancora palla dietro a Masiero, non c'è questo ambiente, si sta passaggi, retropassaggi che sono un po' pericolosi. Riposta Carretta, si riparte dall'altra parte, dall'altro versante di destra, ecco che viene avanti Lorenco, passa la palla a Pedriali la Capitan Segato, Turra, Capitan Segato ancora che arriva, niente, non ce la fa, è rimessa laterale in favore dell'Adriese, ben segnalata dall'assistente dell'arbitro il signor Posado, rilancia avanti ancora, ecco in mezzo Capitan Segato, c'è Pedriali suppa un gol tremendo da sotto porta Nonnato, che gol che si è mangiato sotto porta, lancia alto sopra la traversa da praticamente da due passi nella porta difesa da Lorenzato, che veramente errore grassolano, poteva essere il pareggio dell'Adriese. Peccato per questa azione bellissima, comunque, però ci siamo, non abbiamo mollato e l'Adriese c'è. Adesso di nuovo recupera la palla al centrocampo, è Luise che recupera un fallo. Che gol clamoroso, ragazzi, Nonnato da due passi, cosa sbaglia? Adesso vediamo Cavallari rimposta il gioco. Rimposta il gioco. Lorenco. Ecco arriva Capitan Segato. Capitan Segato la palla, Pedriali, fallo su Pedriali a metà campo, vediamo che va Capitan Segato, veloce lancia, Turra sulla fascia, Turra si vola, parte, cerca di partire, parte Turra, niente, non ce la fa, rimessa dal fondo in favore della milanese, niente da fare, grandissima occasione pochi minuti fa, ricordiamolo, da due passi, che gol che ha sbagliato Bomber Nonnato da sotto porta, ragazzi, da non crederci, però ci sta così il calcio e anche così purtroppo. C'è un rosso, un'espulsione in questo momento, il signor Posado indica un cartellino rosso per Turra, che peccato, era già stato ammonito in precedenza il signor Posado e non si è capito bene perché da qui non si riesce a vedere cosa gli abbia detto all'arbitro e l'ha espulso Turra, ragazzi. Spusso Turra in questo momento non ci voleva proprio, l'Adriese rimane in 10 e dovrà affrontare il resto della partita, 10 uomini senza l'esterno Turra. Non si è capito bene cosa gli abbia detto tutto il pubblico e qui in disibiglio non si riesce a capire cosa veramente sia successo questa esplosione. C'è un po' tutto il pubblico, anche il presidente Frizzari, arrabbiato, dice che non si può protestare se è già stato ammonito, quindi forse loro hanno sentito qualcosa. Purtroppo questa è una doccia fredda prima dell'intervallo che non ci voleva sicuramente proprio. Adesso si riprende il gioco, Cavallari, palla segato Cavallari va avanti, fallo, giusto, fiscato al signor Posado, stiamo andando sull'area di gioco della milanese, ci vediamo che soluzione prova Cavallari,
vediamo un attimo cosa vuole provare, si prova direttamente una conclusione, una scodellata in mezzo. Adesso vediamo, l'arbitro sta, signor Posado, sta facendo rispettare la distanza. Adesso vediamo, vediamo cosa crea, vediamo Cavallari dai suoi piedi, gran tiro, niente, sfiora l'incrocio dei pali della porta difesa da Lorenzato, provato una conclusione dai 35 metri ma nulla di fatto. Adesso Lorenzato va di nuovo dalla rimessa di gioco coi piedi per rilanciare il pallone, sembra che lo lanci direttamente a metà campo, sì, infatti fa la rimessa direttamente Lorenzato. Dovrebbe essere Lorenzato. La palla è a metà campo, se vediamo un attimino, ci voleva sicuramente questa espulsione di Turra, però il gioco è così, il calcio è questo, bisogna accettare anche queste decisioni. Non si è capito bene da qua cosa sia successo, però è così. Adesso abbiamo la Milanese di nuovo in attacco, vediamo gli sviluppi di questa azione. Cross in mezzo, non arriva Lazzari, che era il turno di Ex, ricordiamo, già aveva giocato nella Adriese qualche anno fa ed è sicuramente l'ex di turno di questa partita. Ecco Masiero che protegge il pallone nell'area difensiva, la dà indietro per Busetto, Busetto riesce a recuperare il fallo laterale, vada sicuramente a battere Carretta questo fallo laterale coi piedi, vediamo che rimposta l'azione di gioco. Ecco di nuovo gioca la palla vicina a Masiero, Masiero prova a rimpostare, Masiero la dà a Lorenco, Lorenco viene avanti, palla a piede, prova a lanciare Pedriali ma nulla di fatto, la palla esce però toccata da un difensore, quindi Pedriali va alla rimessa, lancia velocemente su Nonato, Nonato arriva in area, vediamo un po' cosa, Nonato, Nonato passa in mezzo, niente da fare, prova a servire Luise in mezzo ma non ci riesce, più lesto il difensore milanese a uscirne fuori, però recupera palla Cavallari a metà campo e anche un fallo, e anche un fallo, vediamo il signor Posado se estrae un cartellino, nulla, nulla di fatto, non estrae, ci stava, era un fallo da dietro, ci stava. Cavallari va da, batte questa punizione in mezzo all'area, arriva Luise, prova la conclusione, niente da fare, la conclusione dalla distanza alta sopra la traversa, dalla porta difesa da d'este, niente da fare, il portiere milanese ha guardato la palla che usciva, adesso rinvia di nuovo, la palla metà campo, recupera di nuovo, ecco di nuovo rimessa laterale per la Milanese, si riparte da metà campo di nuovo, questa partita giocata sicuramente nelle fasi di metà campo, qualche azione, probabilmente un gol sbagliato 6-7 minuti fa dall'Adriese con Nonnato, lo ricordiamo, un'azione bellissima, se veniva fuori il gol era sicuramente un tripudio qui ad Adria. Adesso vediamo che di nuovo l'Adriese imposta, ecco, ecco Busetto che rimposta l'azione, recupera un fallo laterale, siamo sulla fase d'attacco della Milanese, va Masiero a battere con le mani, ecco scambia con Pagliarini, Pagliarini si gira, Pagliarini cross in mezzo, il cross viene deviato, niente, nulla di fatto, rimposta di nuovo il gioco la Milanese, ecco che viene avanti, lancio lungo però arriva Lorenco, più lesto Cavallari, scusate, arrivare sul pallone, da dietro a Carretta, Carretta lancia in mezzo, era ancora Maico Masiero, recupera il pallone, prova a portare avanti la squadra, passa con Pagliarini, scambio, c'è un fallo, ecco l'ha visto ed estrae il giallo a favore della Milanese, estrae all'indirizzo del signor, all'indirizzo di Bertan, il numero 6 della Milanese, viene ammonito dal signor Posado, giustamente l'aveva trattenuto da dietro dalla maglia, il regolamento lo prevede e quindi il giallo era scontato e l'ha infatti tirato fuori. Adesso va dal battere questa punizione Cavallari, sempre lui che va su queste palle, ecco Cavallari che la passa a Pagliarini, Pagliarini è all'interno dell'area, si gira, prova a girarsi, la dà di nuovo a Cavallari, Cavallari la scodella in mezzo, nulla di fatto, di nuovo un cross che non dà esito, però è ancora rimessa la terra di Adriese, va Capitan Segatto a battere, ecco con le mani Capitan Segatto,
ecco che la passa Nonnato. Nonnato prova a venire, vediamo se recupera la calcio, la dai in mezzo, Pediali, giro, niente da fare, ci arriva d'Este, para semplicemente a terra, una bella semigirata di Pediali su un cross di Nonnato, nulla di fatto, un'altra azione bella, ecco coi piedi che però sul campeggio di fondo arriva Carretta, dalla palla fuori a riprova un tiro Lazzari dalla distanza dai 30 metri, veramente proibitivo, esce dalla, sul lato destro della porta difesa della Carretta. Comunque riparte di nuovo l'Adriese, sempre scambio, per scambio Busetto, Lorenco portano avanti il pallone, ecco la, la palla cerca di arrivare avanti, nulla di fatto, rimposta di nuovo la, ecco di nuovo Capitan Segato che va sul pallone, Capitan Segato e Luise Cavallari da Pedriali, non riesce ad arrivare sul pallone, vediamo un attimo, ecco di nuovo recupera la palla Adriese, Luise Pedriali, Pedriali, Pedriali che lancia avanti, bellissimo su Nonnato, Nonnato però non ci arriva e Deste che recupera il pallone, riesce ad arrivare dalle mani sue, recupera il pallone il portiere della, della Milanese. Ecco che di nuovo arriva la palla d'Adriese, ancora Busetto Lorenco, sembra loro che impostano il gioco, Busetto che la dà avanti, però Lazzari la stoppa a metà campo, però Busetto la recupera, è bravo a recuperarla, però un fallo, no no, l'arbitro giustamente non decreta il fallo e si era buttato l'attaccante, l'autore del gol Nicolella, e giustamente la palla ridata per l'Adriese. Ecco che di nuovo in posto gioco Cavallari, parte Pedriali, Pedriali è sulla fascia destra, dai in mezzo Nonnato, Nonnato prova, niente da fare, di nuovo wow, fase concitata davanti, niente da fare, rimessa per l'Adriese, si riparte e va Capitan Segato a battere sul lato destro, ecco che chiede la posizione al signor Posado, ecco batte, scambio Segato, Luise, Luise vediamo, Luise la passa per Nonnato, Nonnato non riesce a girarla però in mezzo nel centro dell'area, però arriva, no, l'arbitro vede un fallo inesistente in questo caso, vedo un fallo inesistente, c'era fallo su Cavallari, lui l'ha invertito, si è posato, veramente ha fatto un errore tecnico, veramente madornale, in questo istante tutto il pubblico va in disibiglio, tutti quanti, è vero, il pubblico si sta scaldando, veramente non c'era, però adesso vediamo di nuovo il gioco, e di nuovo avanti, avanti, ecco la Milanese che imposta di nuovo il gioco avanti, vediamo, ecco la palla che arriva a Lorenzato che l'ha imposta, però arriva, è bravo Busetto a recuperare il pallone, colpo di testa, ecco scambio, bene Busetto, Cavallari, Cavallari, Capitan Segato, Capitan Segato di nuovo lancia la palla a Nonnato, però nulla di fatto, ancora recupera Capitan Segato, però palla a terra, ecco Cavallari ottiene un fallo, che fallo, e l'arbitro non tira fuori il cartellino, da dietro un calcio a Cavallari da parte di Lazzari e l'arbitro non vede niente, ma questo signor Posado cosa sta creando qui ad Adria adesso, ecco, ah di nuovo un fallo su Pedriali e non va col cartellino, incredibile, lo vediamo adesso, non lo estrae, stiamo vedendo adesso, niente, non estrae il cartellino, non vede, incredibile, sul fallo da dietro a Pedriali non ha visto neanche questo giallo, non si sa cosa veramente gli stia passando per la testa a questo arbitro, però adesso va, va a battere questa punizione Cavallari e siamo sui 25 metri, vediamo se prova una conclusione diretta in porta o se prova a scodellarla in mezzo, ecco che siamo pronti per la punizione, parte, ecco che parte Cavallari, vediamo, sta aspettando il fischio dell'arbitro, il signor Posado, Cavallari parte, tiro di Cavallari sopra la traversa almeno di un paio di metri, peccato, veramente si poteva concludere meglio, l'arbitro adesso dà i 3, se non mi sbaglio, minuti di recupero per la fine di questo primo tempo,
l'ha indicato proprio in questo momento. Adesso però si riparte con il gioco, recupera palla a centrocampo capitano Segato, scambia di nuovo con Cavallari. Segato perde la palla, adesso vediamo, recupera però in questo istante una rimessa laterale, la lancia lunga, niente per Pedriali, ma non ce la fa. Comunque la Drese sta veramente creando in questo momento, ha creato due o tre belle occasioni. La Milanese non ha fatto più niente dopo quel gol, ricordiamolo, di pericolosa non è mai stata dalle parti di Caretta, nel senso solo con un tiro e basta. Dopo, adesso vediamo che siamo di nuovo, ecco Nonnato che la dà Pagliarini, vediamo un po' gli sviluppi di questa azione. Pagliarini che la dà indietro a Masiero, vediamo se la mette in mezzo, sì, la scodella in mezzo, niente da fare però, però di nuovo, ecco, ancora capitano Segato lancia con le mani, vediamo un po' se la corsa in mezzo adesso, sì, niente, recupera un fallo laterale di nuovo, recupera un altro fallo laterale, capitano Segato, ancora lui, e lo batte verso Luise, vediamo Luise dove la palla, cerca di giocare a terra, la va davanti, niente. Scodellano, buttano via la palla la Milanese, senza nulla, ecco Carretta va coi piedi, rilancia di nuovo la palla, ma in questo istante il signor Posado fischia la fine del primo tempo, squadra negli spogliatoi, adesso ci vediamo sicuramente per il secondo tempo qui dal Bettinazzi di Adria per Adriese 1906 Milanese, speriamo che il risultato sicuramente venga ribaltato, perché l'Adriese ha fatto vedere sicuramente di voler ribaltare questo risultato. Peccato l'espulsione, ricordiamo, di Turra al 34esimo per doppia ammonizione, è stato espulso dal signor Posado. Adesso le tue squadre degli spogliatoi, ci sentiamo qui nel secondo tempo, qui Renzo Sarti e Alessandro Ceccarello per questa diretta Adriese 1906. Bettinazzi, Adriese 1906 contro Milanese, vediamo gli uomini allenati da Pedriali Lugadini se riescono a ribaltare questo risultato dopo lo 0-1 del primo tempo. Adesso vediamo palla, ecco capitano Segato prova a dare avanti, lui di fatto recupera un fallo laterale, ecco va a battere capitano Segato dalla fascia sinistra qui sotto la tribuna degli ultras d'Adriese, scambia a lui Lorenco dà a Luis in mezzo, Luis la crossa, ecco bella palla, arriva capitano Segato, la prende, si invola, prova a lanciare Nonnato, niente da fare, riesce ad uscirne fuori la squadra della Milanese, ecco che però riprova a riconquistare la palla l'Adriese, però non ci riesce, ed ecco che va Lorenzato a battere questo fallo laterale per fuori della Milanese, guarda il capitanete di fronte, ecco vediamo che di nuovo ripostare l'Adriese, Cavallari, palla a Cavallari, Cavallari la dà a Lorenco la prova Pedriali recupera il pallone, Cavallari di nuovo si vola, ecco parte Cavallari, la ridà di nuovo Pedriali in mezzo, Pedriali bellissima, però l'assistente Rancan alza la bandierina, assistente del signor Posado, e dice che è fuori gioco questo lancio di Pedriali a Pagliarini, e quindi nulla di fatto, si riprende con questa punizione della
che va a battere il portiere d'Este della Milanese. Eccolo che batte questo rinvio lungo, ma la palla esce a metà campo ed è rimessa Adriese. Forza ragazzi, ce la possiamo fare. Si sono viste le azioni, anche se stiamo giocando in 10, sicuramente la squadra vuole il risultato, quantomeno arrivare al pareggio. Per questa partita sicuramente lo merita di perdere dopo quel svarione iniziale. Ecco che riposta di nuovo il gioco, si parte di nuovo, arriva la palla Nonato Cavallari. Cavallari di nuovo che la passa a Pagliarini si vola sulla faccia destra, prova, ecco, si vola, cross in mezzo. Oh, nulla di fatto, la palla era per Nonato, ma è lesto il difensore Lorenzato della Milanese a portare palla fuori. Ecco di nuovo che però la palla arriva nei piedi dei giocatori di Pedriali Lugarini. Ecco segato Pedriali di nuovo. Pedriali segato, si vola dalla fascia destra. Ecco cross di segato, ma arriva tra le braccia d'Este. Nulla di fatto. Si continua ancora a impostare la Milanese il gioco per la fase d'attacco. Però in questo caso è bravo Busetto a recuperare il pallone. Busetto Luise. Luise recupera il pallone. Lo dà a Lorenco. Lorenco lancia un lancio lungo a Nonato, ma non ci arriva. Arriva il difensore. Però di nuovo recupera la palla. Ecco Pedriali che si invola. Dopo un lancio di Cavallari, Pedriali la corsa in mezzo. Troppo lunga per Nonato. Troppo lunga, non ci potrebbe mai arrivare. Peccato, questa azione sfuma così veloce dopo pochi minuti di gioco. Che occasione! Si poteva creare sicuramente uno spiraglio per Nonato a tu per tu con Deste, invece nulla di fatto. Adesso la palla è di nuovo a centrocampo, però la recupera l'Adriese in questo momento con Masiero che mette palla a terra. Ecco Masiero che la imposta, Masiero la porta avanti, la dà a Pagliarini. Pagliarini cerca di andare via, di volarsi di nuovo nella fase destra, ma l'arbitro fischia un fallo ai danni di Pagliarini ed è calcio di punizione per la Milanese. Vediamo la Milanese che va a battere questa punizione a centrocampo. Vediamo gli sviluppi di questa punizione. Ecco, lancio in mezzo, squadra in aria, ma arriva Lorenco di petto, la stoppa, la mette giù, la dà a Luise. Luise la imposta a Pagliarini, però Pagliarini sbaglia, non arriva la palla Nonato, recupera ancora la Milanese. Però la Milanese fa solo dei gran lanci, io non vedo fraseggi di gioco, quindi sicuramente un bel preludio che questa Trieste ce la possa fare a recuperare, perché sta già macinando del gioco. Ecco che si invia Cavallari e niente da fare, l'arbitro lo fischia, la palla esce per la Milanese. Milanese di nuovo che prova a partire con Lazzari, nulla di fatto, recupera il pallone Luise. Ecco Luise che scambia con Capitan Segato, però non ci arriva, troppo lungo. Ecco il numero 3 Andreani che prova una conclusione dai 50 metri, proibitiva, carretta, nessun problema, gioco da ragazzi, afferrare il pallone. Si riparte di nuovo, ecco Lorenco dà la palla in mezzo a Pedriali, però Pedriali perde palla, Lazzari la imposta per la Milanese, però recupera di nuovo e Masiero che va a battere una rimessa laterale su Cavallari. Ecco Cavallari che riparte, Cavallari va un doppio dribbling, si invia, passa la palla a Pedriali recupera un fallo giustissimo e l'arbitro ammonisce il numero 4 Marco Nato, fallo da dietro, ammonizione giusta e così adesso va a battere di nuovo Cavallari questa punizione che sarà dai 5 metri del dischetto di centrocampo. Qui tutto il tifo dell'Adriese in tripludio, vogliono il gol, tutti lo vogliamo. Ecco lo scambio Cavallari. Ecco Cavallari che passa la palla a Pagliarini che prova a inviarsi di nuovo la palla a Cavallari da in mezzo, Nonato non ci arriva, sotto porta ed Este in possessa del pallone senza nessun problema. Peccato di nuovo, Sadriese sta veramente anche in 10 giocando bene, adesso sta tirando fuori veramente gli attributi, prova, ecco di nuovo un'azione. Niente da recupera Pagliarini, un fallo laterale, però va a batterlo Nonato Pagliarini.
Eccola che prova a partire Cavallari, niente, viene messo giù di nuovo, è l'uomo più temuto sicuramente, fanno fallo ogni volta che prende il pallone, lo mettono giù gli uomini di Song Chin, lo atterrano qualsiasi volta voglia cercare qualche conclusione, perché sappiamo bene che dai suoi piedi possono partire invenzioni micidiali che possono mettere a tu per tu l'attaccante di fronte sicuramente al portiere destro. Adesso va di nuovo a battere questa punizione nella fase destra dell'area di gioco avversaria, ecco Cavallari, scodella in mezzo, nulla di fatto, però di nuovo ripossessa la palla Cavallari, è ancora lui che viene, prova un tiro e malambisce il palo, peccato, gran bomba dai 30 metri, una palla micidiale che si abbassa ma esce veramente di un soffio, non ci sarebbe mai arrivato d'este con questo tiro sicuramente dai 30 metri, che veramente bomba micidiale di Cavallari che ha esploso dal suo piede destro. Ecco che adesso di nuovo siamo a centrocampo, prova a impostare la milanese al suo di gioco, scivola Lorenco, prende a palla Lazari, siamo Lazari, la dà in mezzo per l'11, però arriva bravissimo Carretta nel cross di Lazari, uscire e impossessarsi la palla, imposta di nuovo Capitan Segato che prende palla da Carretta, Capitan Segato dà la palla, ecco Petriali, Luise la imposta, ecco Cavallari, ecco Busetto che arriva di nuovo sul pallone, la dà a Masiero sul lato opposto, Masiero, Busetto, Luise bellissimo, porta avanti il pallone, eccolo, lancia Nonnato si vola, Danna tu per tu con destra, sbaglia clamorosamente, arriva Segato di nuovo, gran conclusione, nulla di fatto, fallo di Segato, poi che due conclusioni micidiali in frazione di secondi, veramente Nonnato a tu per tu e poi Segato, esplode un missile, niente da fare, riesce a uscirne la milanese da queste due conclusioni bellissime. E dopo Segato, Capitan Segato fa un fallo sul difensore Marco Nato e l'arbitro Posato, giustamente Posato della sezione di Schio, ferma il gioco e decreta una punizione per la milanese. Si riparte con Deste che va sulla punizione, batte lungo come sempre fa, batte lungo, però arriva Busetto di testa dalla palla a Masiero, adesso vediamo come imposta, ecco Masiero che lancia lungo, bellissima la palla, conclusione perfetta, niente da fare, di nuovo rimessa milanese, Pagliarini tocca la palla col piede, vediamo che va, no è punizione, sono posato, fisica la punizione, non è rimessa, mi correggo, ecco che però ne usciamo bene perché dopo il lancio Luise prende palla, la dà a, eccolo che parte Capitan Segato, scodella la palla, Capitan Segato cambia gioco, traversone dal fatto opposto per vedere di poter raggiungere Pagliarini ma non ce la fa, dopo questo cambio di gioco repentino niente da nulla di fatto, però ritorna la palla a Carretta di nuovo dietro che l'era imposta, Lorenco, ecco Lorenco che porta avanti il pallone, di nuovo la imposta su Petriali Segato lo mette la nuova palla, però la ripassa indietro a Carretta poiché era pressato da Rabacci e dalla palla dietro, quindi rimposta di nuovo Lorenco Busetto di nuovo Lorenco, un fraseggio difensivo, prova a portare avanti il pallone, ecco che lo scodella su Petriali, però è lesto il difensore della milanese ad arrivarci, ecco però sicuramente un fallo adesso di Masiero sul numero 10 della, su Carpanese, quindi l'arbitro decreta questa punizione a metà campo, adesso vado al dischetto, vedo il capitano Mazzaro della milanese a battere, però recupera la palla l'Adriese, ecco che se ne impossessa Nonnato la scambia con Luise con Cavallari, Pagliarini arriva sul pallone, prova a involarsi, però cambia di nuovo con Petriali la franceggia di nuovo, vai Pagliarini, la dà a destra, Nonnato parte, no, troppo alta, si gira Nonnato sul lato sinistro, però non ce la fa a battere destra, fa la conclusione, sbilenca,
che esce. Peccato, peccato. Forza Driese. Driese 1906 vuole ribaltare questo, sicuramente questo risultato. Ecco la palla che arriva di nuovo sui piedi di Carretta. Carretta rilancia metà campo, arriva la palla a Pedriali. Pedriali che colpo il ciscio di testa, però la palla arriva nell'area di gioco e la raccoglie Deste. Peccato, peccato, sono di nuovo sfumata. Adesso sono rimessa laterale di Deste, arriva fuori a metà campo e la recupera l'Adriese, va a batterla a Masiero. Ecco Masiero con le mani, la passa a Busetto. Busetto imposta e viene avanti, posta la palla su Lorenco. Lorenco la passa a Capitan Segato. Capitan Segato un dribbling, ma non ce la fa a portarsi via la palla, però recupera di nuovo sempre Capitan Segato. Pubblico in tribudio, vogliono il gol, vogliono sicuramente il gol dopo questo campionato eccellente di questa squadra allenata da Lugarini e Pedriali. Ecco che lancia Pagliarini, non nato che parte, è un fallo, vediamo l'arbitro cosa fa, decreta il rosso per la Milanese, giustamente fallo dietro il volato, non nato contro Deste, lui lo atterra. Adesso vediamo chi si tratta, del giocatore, di tutto il pubblico, di punizione dal limite. Questo sicuramente porta la Milanese in 10, la Driese era già in 10 dal primo tempo, quindi qui allo stadio Bettinassi la gente si sta scaldando. Giustamente il signor Posado non ha nessun pensiero, è arrivato col rosso diretto e ha espulso il giocatore della Milanese, fallo da dietro e il regolamento è chiaro e non transige su queste decisioni. Adesso va dal dischetto da limite Cavallari è segato sulla palla, vediamo cosa succede. È veramente qui ad Adria, adesso si sta infiammando la partita. Stiamo a vedere Cavallari che va dal dischetto, vuole provare lui, che sicuramente è un piede che può far male. Adesso vediamo questa punizione, tutto il pubblico in tripudio. Adesso vediamo, aspettiamo il fischio del signor Posado e se siamo tutti pronti qui per questa punizione. Parte Cavallari, gran tiro, niente da fare, nulla di fatto, la palla esce. Però guardate che un altro fallo che fanno su Pagliarini da dietro, però l'arbitro mi sa che decreta solamente la punizione per l'Adriese, però non prende il suo provvedimento. Ecco di nuovo la palla, che arriva di nuovo Capitan Segato, vediamo se riesce a mettere in mezzo, no, però recupera l'angolo, scambia con Cavallari, Cavallari Segati, Cavallari si invola, vediamo Cavallari che prova di nuovo, accerchiato da due difensori della Milanese che mettono la palla in fallo laterale. Va a battere Capitan Segato, la scodella in mezzo per Pagliarini si gira, prova, viene rimpallato da un giocatore del coso, però sulla palla di nuovo Lorenco. Ecco Lorenco che la prova a mettere in mezzo. Pagliarini, la scodella in mezzo, colpo in testa, gol! Rete! Pagliarini la dà sul nonnato ed è rete! Tutto lo stadio in piedi! Che colpo di testa! Qui al Bettinazzi, che veramente tutto il pubblico è un tripudio! Adriese, che gol! Pagliarini in mezzo, non nato da bomber, non sbaglia, in sacca d'este, che gol! Adriese, tutto il pubblico tripudio, e 1-1, e 1-1, forza Adriese 1906, qui Alessandro Ciccarello per questa diretta e Renzo Sarti, bellissimo, veramente il gol ci voleva, lo volevano, è dal primo minuto che lo cercavano e lo hanno trovato, forza Granata, ci siamo! È un gol stupendo, porta sicuramente morale e il gol della Granata, grande pubblico di Cipiglio, bellissimo ragazzi, che gol bellissimo qui ad Adria, stupendo, grandissimo, bellissimo. Adesso però ripresa di nuovo la partita e adesso si rimposta da centrocampo e ancora Lorenco che ha il pallone, questa Adriese ci crede, vuole fare il bottino pieno per essere in CND. Vediamo che ci stanno credendo gli uomini Lugarini e Pedriali. Ecco che ripartiamo, dai che ci siamo.
Ecco Vandi. Ecco Cavallari che imposta di nuovo il gioco, ma nulla di fatto per Pediali e non ce l'ha fatta. Quindi grande pareggio ci voleva, perché la squadra di Pediali Lugarini ha fatto vedere sicuramente di più nel secondo tempo. La milanese neanche una conclusione in porta tra i pali di Carretta, e non è stato mai impegnato, ed è giusto che sia così, perché comunque l'Adriese ci ha messo il cuore, vuole questa promozione in CND perché l'ha cercata tutta questa stagione, ed è giusto che sia così. Adesso siamo a metà campo, qui è il fumo, e colori granata, rosso e blu, e tutti bandiere alte, mani alte, qui al Bettinazzi, veramente un tripudio. Siamo in mezzo agli ultras dell'Adriese ed è veramente bellissimo lo scenario che si sta vedendo in questo momento. Adesso di nuovo Pediali sul pallone, Pediali che la passa a Segato, siamo nella fase sinistra di gioco, Segato si vola, prova a involarsi ma non ce la fa, però recupera il difensore Marco Nato della Milanese, punizione per lui, peccato, comunque gran gol. Qui era giusto ribaltare questo risultato, e tutto il pubblico è in disibiglio, sembra che si è fermata anche un po' la pioggia, si sia arenata dopo questa giornata buia, grigia. Era partita male dopo un errore difensivo, ma questa squadra ci ha messo il cuore, il carattere che la determina in tutta questa stagione ed ha portato sicuramente al gol, perché ci voleva, doveva arrivare, era nell'aria ed è arrivato. Adesso il capitano Segato scodella la palla in mezzo, e di nuovo Nonnato che la prende. Nonnato la passa per Pediali, prova a volarsi, nulla di fatto. Recupera Marco Nato la lancia a Lazzari, niente di fare, però la palla la recupera l'Adriese per un fallo di Luise su Carpanese, l'arbitro decreta la punizione. Però ci voleva un gran gol, e qui stiamo parlando da 5 minuti, ma è veramente, c'è una sostituzione adesso nelle file della Milanese, esce il numero 2 Lorenzato che aveva fatto ben vedere, ed entra il numero 14 Baldan, in questo momento è seguito Soncil, l'allenatore della Milanese, la sostituzione. Ci siamo, forza ragazzi, Adriese 1906, questo risultato ci vuole, questo punto è veramente ottimo per il morale e anche per forse determinare già oggi la promozione in CND. Adesso si riparte di nuovo con Carretta che gli arriva un pallone e comincia a rilanciare la palla. C'è la palla, Lorenco prova a impostarla, la imposta di nuovo. Ecco di nuovo che la imposta, arriva a metà campo, però nulla di fatto, recupera di nuovo la palla Carretta, la dà a Cavallari. Cavallari la dà, passa a Busetto. Busetto di nuovo che la passa a Masiero. Masiero fraseggia, però sbaglia. Ha fatto un errore cadonale. Lazzari si invola sul pallone, ma per fortuna nulla di fatto. È bravo a recuperare Busetto da dietro. Per fortuna, veramente ha fatto venire i brividi questa azione. Ecco che lancia. Ecco Cavallari che lancia il pallone, subisce un fallo Nonnato a metà campo, va subito sul pallone Pediali a battere, ma l'arbitro fa ripetere la punizione poiché non c'era la distanza dell'uomo dal pallone, e di nuovo va a battere Cavallari da metà campo. Riparte di nuovo. Ecco di nuovo, passa, fraseggia con Pagliarini, Pagliarini si vola, prova ad andare avanti, prova a crossare in mezzo ma non ce la fa, è smorzata la palla di Pagliarini. Niente da fare, però recuperiamo di nuovo palla a metà campo con Cavallari. Cavallari la imposta, eccola da Capitan Segato. Capitan Segato prova a involarsi, niente da fare, però ritorna sul pallone attualmente, la recupera da gran capitano, passa la palla a Luise la Cavallari. Cavallari di nuovo la scodella a Pagliarini che però non ci arriva, però recupera la rimessa laterale. Forza ragazzi, ci siamo. È solo Adriese in questo momento e non è Milanese in campo. Bellissimo queste fasi di gioco concitate, bellissime. Vediamo un po' se adesso riusciamo a creare qualcos'altro di bello. E di nuovo la palla torna dietro a Carretta che la rilancia su Pediali. Pediali però non ci arriva, è più lesto il difensore Marco Nato arrivare sul pallone. La dà Lazzari, Lazzari la imposta. E la Milanese che attacca, nulla di fatto, recupera la difesa Adriese con Busetto. Cavallari di nuovo la palla, l'aria di nuovo la palla, e
prova a crossare in mezzo, ma niente di fatto. Però di nuovo l'Adriese che recupera, eccolo qua, capitan Segato, palla passa con Coso, lo sbaglia, però c'è un fuorigioco adesso sul capitolamento di fronte, l'autore del gol della milanese Nicolella era direttamente fuorigioco, è stato visto evidentemente dall'assistente di Posado che l'ha fischiato. Adesso fischiano fuorigioco a Nonato sul capitolamento di fronte, gran lancio di Cavallari, però Nonato si trova in posizione di offside e alza la bandierina l'assistente Rancan e Posado fischia il calcio indiretto, quindi fischia la punizione per la milanese. Ecco di nuovo Deste che parte, lancia il pallone, però ci arriva di testa Busetto, recuperiamo ed è un fallo su Busetto da parte di Lazzari della milanese, che va veramente, veramente a travolgere Busetto e l'arbitro non fa altro che esitare il calcio di punizione. Adesso va a battere Lorenco sul pallone, Lorenco fraseggia con Cavallari, ecco di nuovo Cavallari che porta avanti il pallone, Cavallari da Petriali. Petriali che veramente la mischia, passa con Nonnato, Capitan Segato e da di nuovo a Nonnato, gran lancio, però nulla di fatto, in due arrivano su Nonnato per portargli via il pallone e gliel'hanno portata via benissimo, nulla di fatto. Adesso ricapitamento di fronte Lazzari che prova a ripostare, però è Cavallari che arriva, l'arbitro non so cosa ha visto, fischia la punizione qui su un fallo che non sembra, vi avviso, esserci, comunque lui lo vede, non si può dire niente. Ha visto questo fallo e adesso va a batterlo il numero 11 Nassivera, crossa in mezzo, però è bravo Masiero a portare via il pallone e a metterlo in fallo laterale. Siamo sempre qui ad Adria con gli amici Renzo Sarti e Bruno Rucatello, Radio Obiettivo, che è qui con noi a fare le foto dall'interno del campo, saranno anche su Delta Radio, un sito Radio Obiettivo di Bruno Rucatello, ricordiamo tutte le foto di questa partita, sicuramente anche quelle più eclatanti. Renzo Sarti sta facendo questa diretta sia su Mille Mais e anche su Radio Delta, come io, come inviati, siamo tutti e due che facciamo questa diretta, e anche qui allo stadio Bettinazzi per Radio Delta e Mille Mais, e anche questa diretta è stupenda oggi perché il pubblico è caldo, è vivo, vogliono la CND, tutti la vogliono. Si sa che è un sogno che ormai non sembra più che si sia realizzato, speriamo bene, ancora è lunga la partita, adesso vediamo cosa arriva. Adesso un'azione pericolosa sempre del bomber Nicolella della milanese, però è bravo Careta a prendere il pallone, però lo ridà a Cavallari, si riparte di nuovo col gioco, Cavallari, Lorenco, ecco Lorenco che scodella la palla in avanti, cerca di trovare Nonnato, ma una palla troppo lunga arriva sull'esterno destro fuori e va a battere un difensore della milanese in questo istante, non riesco a vedere il numero, sempre il numero Lorenzato, numero 2, che va a battere questa rimessa laterale a metà campo, siamo circa della Riese, però c'è un cambio adesso a Riese, esce Pedriali ed entra Fusetti in questo istante, c'è il cambio proprio in questo istante, esce Pedriali ed entra Fusetti, questo cambio tecnico. Adesso c'è qui Renzo Sarti che vuole prendere sicuramente la linea, adesso gliela do e vai Renzo. Allora abbiamo pareggiato, Alessandro, grande gol, l'hai fatto bene in diretta, bellissimo, adesso do io il gol della vittoria, sì, in diretta, dai. Allora c'è stato il cambio, adesso è uscito il Fuso al posto del Fuso, è uscito il Pedro, è il Pedro, è entrato il Fuso, forza ragazzi, è il campo del Fuso, spinge un po' il Mirko e commette fallo, spinge un po' Mirko, commette fallo, molto partita il Taradio, no, partita il Taradio. Quando è di fuori, è scritto chiamata, è una slide qua col Deo, ti attiri fin qua, digitale, e ti vai in. C'è anche Federico, stiamo facendo la telecronaca della partita Adriese-Milanese 1-1. Sentiamo anche il commento dei tifosi. No, passa più. Forza Adria! Forza ragazzi che andiamo. È rimessa dal fondo. Rimessa. Sì, sì, sì. 1-1, gol di Nonnato. 28 minuti del secondo tempo, Adriese 1, Milanese 1, in 10 contro 10, forza ragazzi.
ed ecco Masiero che sulla linea centrale del campo la tocca bene per Cristian, ma poi viene anticipato, è lunga, è buona per il brasiliano la mette lunga per il Nonni, vai Nonni lo stesso, vai a disturbare. Forza ragazzi, bisogna sentire il risultato di Feltre, è quello importante, perché con il pareggio in casa con la Milanese si esclude solo l'Edo Mestre dalla lotta, invece lì a Piave potrebbe ancora entrare in corsa. Adesso c'è attenzione perché c'è calcio di punizione per la Milanese. Assistente deficiente! Vergognati! Vergognati! Saltiamo bene! Dato informazione anche. Chi è che ha espulso loro? E ha espulso il numero 3, mi pare. Andreani. Forza ragazzi, riparte il barone tocca per Cri, è Cri che già cerca la giocata per Oscar. Giochiamo un po' in nonchalance in questa fase, comunque Buso la apre per il Masiero. Stiamo facendo un po' di torello, invece si potrebbe anche tentare di vincere, lunga per il Buso, salta il Nonni e recupera comunque la Milanese. Lorenzato che si incarica di mettere il pallone in campo, la mette per Mazzari, palla in fallo laterale per l'Adrese. Forza ragazzi che abbiamo tutto il tempo per vincere il match, un po' di pazienza. Escar, c'è un batte e ribatti. Riparte l'Adrese, buona questa, è buona per il Nonnato che lotta come un leone e palla in rimessa dal fondo. Peccato. Rimessa dal fondo per la Milanese, siamo in una parte un po' statica del match. Parte un po' statica del match, attenzione, adesso Oscar a centrocampo cerca la giocata. Indietro. C'è un batte e ribatti, un po' sfortunata l'Adriese, scarica su Carretta, Carretta rinvia di destro, lunga, rientra il Paglia, c'è Marconato di testa, poi per Paglia, commette fallo. Grande partita del Paglia oggi, grande match di Mirko Pagliarini, meriterebbe anche il gol, ma il Fuso è pronto lui per il gol, attenzione, palla troppo lunga, troppo alta per il Nonno. Forza ragazzi, dai, noi vogliamo questa vittoria, dai Mirko, Busetto, colpisce male Buso, gioca ora la Milanese con il numero 16 Manzur, palla in fallo laterale. Recupera Busetto, poi Pagliarini, giochiamo orizzontale, attenzione, sono pericolose, c'è Oscar, lunga di Oscar. Bravo Ivan a uscire, riparte l'Adriese con Oscar. Cristian, Carletto, forza Carletto, Fuso stoppa bene il Fuso, cerca l'uno contro uno il Fuso, la difende poi in fallo laterale. Buona per il Fuso, ottimo elastico indietro per Cri. Colpisce male Cri. E si va e rimessa. Vincere! 33 minuti. 33 minuti per salta Cri, anticipa tutti, palla in fallo laterale.
palla per il Fuso. No! Campo. 33 minuti del secondo tempo. Calcio di punizione per la Milanese, sembra accontentarsi le due squadre del pareggio, ma a noi sembra poco, dobbiamo vincere. Forza Cri, sbaglia Cri. Attenzione. Carletto vede lunga Nonni, la trova, bravo Nonni, stoppa, bravo Nonni. Ecco Oscar, lunga per Oscar sul taglio del Fuso, è in mezzo a 4, molto difficile. Marco Nato esce bene, il capitano Fuso, bravo Fuso a anticipare. Mano. Parte da Milanese, la Drisa ha un po' tirato i remi in barca, ma manca ancora parecchio tempo per vincere questo incontro. C'è ora la giocata della Milanese. Dai, Gabi, 34 minuti, Oscar, indietro per Masiaro, lunga ma di Masiaro per il Nonni, salta il Nonni, colpito. E gioco fermo, ragazzi. C'è gioco fermo, Adriese che ha pareggiato i conti nel secondo tempo con il gol dei Nonni. E adesso c'è un fallo laterale che verrà sicuramente restituito alla Milanese. E si riparte con il portiere d'Este. Mio cazzino! E vince il Tinte! È nostra! Il palio fuori gioco netto. Fuori gioco del Nonni, fuori gioco del Nonni, nulla da dire. Deficiente! Lunga dai d'Este. Oscar. Baglia Oscar. Sbaglia Oscar. La mamma. Fallo laterale per la Milanese. Siamo al 36esimo. Forza ragazzi, ultimi 5 minuti alla grande per vincere questo incontro. Mette dentro la palla, c'è il brasiliano che salta, c'è anche il Fuso, la tocca per il Cri, indietro per il Fuso, ancora il Paglia, forza Paglia, la porta sul Paglia, dobbiamo andare, dobbiamo salire Oscar, vede Carletto ma non la dà, al Cri indietro per il Buso, ancora per Oscar, giochiamo troppo, troppo in oscillanza e poi c'è il fallo. Mi chiedono tutti cosa fa Rovigo, ma è una domanda che non mi sono mai posto in tutta la mia vita e non capisco perché, mi sembra di avere forse la faccia di quello che sa cosa fa Rovigo, ma non capisco perché me lo chiedono tutti, è un risultato che non ho mai voluto sapere, neanche mai lo vorrò. Forza ragazzi, dai che andiamo a vincere l'incontro, andiamo in Serie D. Già oggi davanti a tutti i tifosi della Driese, che oggi sono stati straordinari, veramente
una grande Adriese, un grande pubblico oggi pomeriggio. Forza Carletto, dagli all'effuso, accorcia il Nonni, sbaglia completamente Carletto, siamo stanchi, siamo un po' troppo stanchi, riparte Marconato, cerca il dribbling su Carlo, costretto a retrare indietro e palla e poi in, con il rinvio. Nicolella subisce fallo, anzi no. A perde Ledo Mestre. Quindi Ledo Mestre sta perdendo, esce completamente dal giro Ledo Mestre con questo pareggio, mentre lì a Piave se rimane 1-1. L'Adriese è in Serie D. Ritorniamo in Serie D dopo 7 anni. Riparte buono, questo è Carletto. E Carletto. Commette fallo Carletto, calcio di punizione per la Milanese. 38 minuti, c'è ancora tutto il tempo per andare a vincere l'incontro. Nicolella. Indietro, interviene, bravo Oscar. Sì. Alessandro, ciao. Ciao. E lei in diretta qua. E parole uno di noi. Sì, io dico via, no, via, vale. E parole uno di noi. Fallo, fallo laterale, mancano 5 minuti alla fine della partita. Adriese 1, Milanese 1, mentre Ledo Mestre sta perdendo e Lia Piave sta pareggiando. Risultati che ci danno la certezza della Serie D. 1-1 gli a Piave. Dai ragazzi, dai ragazzi! Forza ragazzi, diamo, diamo il pressing ai Nonni, la sbaglia, forza! Dai Carletto, forza Carletto, dai, saltalo, ah peccato. Dai Carletto per Oscar, Oscar cerca il dribbling, non gli riesce. Giornataccia. E adesso dobbiamo sapere cosa fa in via Piave. Forza ragazzi, dai che andiamo a segnare il gol della vittoria, c'è un altro cambio. 41esimo. 41esimo. Esce Pagliarini e dentro a Bardello. Bardelle. Esce Pagliarini, entra Ballerde, 42esimo, gioca la Milanese, attenzione, palla fuori, fallo laterale per l'Adriese, fallo laterale, forza ragazzi, 42 minuti, 1-1. Minuti. Ecco Laurenco, la tocca per Carlo, buona, cerca la giocata Carlo, indietro per Oscar, Oscar buono per il Nonni, però gliela tocca male, peccato, pressa il Nonni, pressa Oscar e commette e costringe i giocatori al fallo laterale. Forza ragazzi che andiamo a fare il gol della vittoria. C'è Cristian, c'è Masiero, adesso cerca la giocata Cristian, dietro per il Buso, gira la palla con Laurenco. Ragazzi, stop al Nonni, dice di no l'arbitro. Gioca la Milanese, grande, grande pressing di Carletto che viene fatto fuori dal dribbling del giocatore. Palla lunga e c'è punizione. E c'è un calcio di punizione, non ci voleva qua alla fine. 2 minuti. Perde, vedi, perdere il maestro.
Perché? Perché io mi sto solo a scuola in classe vera. Li devo perdere il maestro, 1-0 perde. Cosa? E lì a Piave pareggia. 1-1. C'è. Sicuro? Sai cosa ha fatto Rovigo per caso? Mi pare pareggiare, mi pare. Vabbè, spiegami perché cosa c'entra il maestro. C'entrava se mi seva in altri paesi, ma era comunque... Ah, sì. Ma il maestro che ha 9 punti, col pareggio va fuori, anche se vince. Cioè, che viene a buon fare i punti. Se andate pareggiando. Solo lì a Piave. Solo lì a Piave. Calcio di punizione per la Milanese, forza ragazzi, non prendete gol adesso, cazzo. 44 minuti di gioco, forza ragazzi, punizione non ci voleva, proprio all'ultimo minuto, aspettano troppo, gran bomba sulla barriera, respinta da Carletto. Altro calcio di punizione, era palla nostra, bastava rinviarla, invece nulla da fare, andiamo a commettere fallo ancora più brutta questa. Ancora più brutta questa, vediamo. Palla dentro, colpo di testa di via Carletto e palla lunga. Non c'è nessuno. È nostra. Peccato perché Cristian poteva giocarla molto meglio questa. Andiamo a vedere quanti minuti l'arbitro chiama di recupero. Andiamo a vedere quanti minuti di recupero. Gioca bene adesso la Milanese. Bravo Cristian, bravo Oscar. Tocca per Carletto. Forza Carletto. Lunga per il Nonni, forza Nonni. In mezzo a due recupera il Nonni, no, non recupera. Riparte la Milanese. Fallo laterale per la Milanese. Siamo male agli sgoccioli, l'arbitro non so se abbia richiamato il recupero. Marco Nato, la mette lunga, dall'altra parte c'è Bardelli. Bardelli in fallo laterale. Milanese che non molla, anche Cristian comunque. Oscar, forza Oscar. Verticale per il Nonni, 5 minuti di recupero. Ottima per il calo, forza ragazzi, dai che è buona. Forza il Carletto, mettila giusta. C'è! No! Peccato, poteva, era buonissima. Era perfetta per il Nonni. Era perfetta la palla per il Nonni. 5 minuti di recupero comunque. Però ancora gioco fermo, 4 minuti, gioco fermo, riparte la Milanese ma dovrebbe ritornare il pallone, lo dà a noi indietro perché dobbiamo aspettare il risultato del via Piave a questo punto per capire se siamo in serie di... Andiamo ragazzi. Carretta la mette lunga per il fuso, colpo di testa, viene colpito da dietro, non c'è fallo, riparte la Milanese, Nicolella viene atterrato, calcio punizione in favore della Milanese. È 17, è morto che palla, battuta subito il 17, vediamo che è il giocatore della Milanese Aleman.
pallone dentro, sbaglia il rinvio, c'è il fuso, vediamo il fuso, la tocca per Oscar. Oscar la cambia per il Carletto, ma fuori. Massivera, indietro Massivera, Marco Nato, costretto al rinvio, fai la finta, Nonato, non molla, Nonato, non molla, palla lunga, forza Cristian, dai che andiamo a fare il gol, Oscar. Colpo sotto per il nonno, bravo nonno, fallo. Era un fallo grande come grata cielo. Arbitro in giornata nera oggi pomeriggio. C'è il fuso. E c'è anche Delta Radio, andiamo in Delta Radio. Pronti? Allora. Lì a Piave. Vabbè, questo. Beh, Ledo Mestre le fora col pareggio nostro, bisogna sentire adesso solo lì a Piave cosa che fa. Sì. Vabbè, sì. Ok, sì. Sì. Quanto fa? Manca 2 minuti. Assieme al recupero però. No, sa recupero. Sì. Finita 1-1. Ufficiale? Bravo. È finita l'Adriese, signori. È in Serie D. È in Serie D l'Adriese. Oh! Serie D. Serie D. Se non ci sono capitolazioni da lì a Piave, l'Adriese in Serie D con questo risultato 1-1. Adesso Renzo Santi ha passato la linea qui e tutto il tripudio, gli ultras. Adesso vediamo la squadra, verrà sicuramente qua sotto per applaudire. Ci siamo. È in Serie D, è matematica. Purtroppo la matematica non è un'opinione, ma i giochi sono questi. Ed è Serie D per questa squadra allenata da Lucarini e Pedreali. Bellissimo, l'ha portato a casa questo risultato e le altre squadre non ne hanno approfittato, quindi ci siamo. È Serie D, campionato nazionale dilettanti per il prossimo anno. È bello, ci siamo. Tutta la squadra riunita a centrocampo, tutti i tifosi, mani all'aria, sciarpe, una festa grandiosa per questa città, si ritorna nella Cannes, nel campionato nazionale dilettanti.
Presidente, c'era qualche anno che non viveva sto momento, insomma, ecco. Di allenare in eccellenza che non è, non capita a tutti, mi ha fatto lavorare con tranquillità, quindi mi ha agevolato anche il compito. Mi hanno dato praticamente qualsiasi cosa che ho richiesto, quindi devo solo ringraziarli, e questa vittoria la dedico loro perché se la meritavano con tutti i sacrifici che hanno fatto. Sono ancora più contento perché all'inizio dell'anno sicuramente non era questo il nostro obiettivo, poi lavorando con serietà e con la voglia, con i sacrifici che abbiamo fatto, ci siamo meritati questa vittoria, anche se magari l'ultima partita aveva avuto un pochettino di calo, non di gioco ma di risultati, eravamo abituati forse un po' troppo bene, quindi abbiamo notato anche oggi che sotto di un uomo, con magari alcune decisioni un po' dubbie, abbiamo veramente reagito, abbiamo fatto una partita, cioè, maschera.